cittadini che ci hanno appoggiato. Proprio per questo anche io appunto, vorrei rivendicare il fatto che siamo qui in nome di tanti cittadini che dai referendum e da queste ultime mozioni hanno firmato con noi questi testi per chiedervi che la discussione sull'acqua sia appunto una discussione sull'acqua. Nel senso che capisco che ci siano dietro trascorsi politici, vicende politiche, scelte, decisioni. Noi siamo qui a chiedervi che si discuta dell'acqua e della fatta con franchezza e soprattutto con lungimiranza. Cioè, guardiamo al futuro, le discussioni sulle responsabilità le lasciamo a voi, a noi come cittadini non interessano, non siamo venuti qui per farvi una battaglia di opinioni, sarebbe stato inutile, ma siamo qui per chiedervi un risultato concreto. Le mozioni sono sull'acqua come bene comune, questo è lo scopo per cui siamo qui oggi, non siamo qui semplicemente per discutere del futuro societario di ieri. Noi come cittadini stiamo portando avanti questa battaglia politica e culturale. L'acqua come bene primo di rilevanza economica, come bene che appartiene ai cittadini. È proprio per questo che noi proponiamo l'utilizzo poi di un'azienda speciale, che secondo noi che siamo disponibilissimi a un futuro di discussione, di confronto, ed è questa anche una delle nostre proposte su questo tema, vogliamo portare avanti questa forma societaria, non tanto perché ci siamo innamorati degli strumenti, ma perché ci interessano i fini e gli scopi. Se lo scopo della gestione dell'acqua sono i dividendi, è una discussione che a noi non interessa. La discussione che a noi interessa è una discussione di acqua come bene comune, un'azienda che ci possa garantire un futuro, non di 3 anni, 4 anni, 5 anni, ma di 20 o 30 anni, quando sarebbe tra l'altro la concessione che affideremo a IREN se non scegliamo questa via di pubblicizzazione, appunto di una discussione che ci possa permettere di parlare dell'acqua come bene comune. Mi dispiace che Immobili sia assente dall'Aula perché non penso che sia una questione ideologica. L'ONU ha dichiarato nel 2013, l'ONU ha indetto nel 2013 un danno sulla cooperazione per l'acqua. L'acqua fuori è impossibile parlare di ideologia sull'acqua, vediamo tutti i giorni, ce ne parla la scienza, la politica, ce ne parlano tutti, è una risorsa scarsa che va amministrata al meglio. Questo appunto è l'appello che noi vi facciamo, di sostenere la nostra mozione, di aprire un percorso, di dare delle date certe. Io sono molto d'accordo con quanto ha detto anche Alessandro, in questo percorso deve avere delle date e una strada ben chiara per tutti. Diamoci delle scadenze, diamoci delle responsabilità, prendetevi delle responsabilità e soprattutto coinvolgete i cittadini. Io credo che questo sia il grande messaggio che noi vi stiamo portando e che i cittadini pretendono da voi. Per quanto riguarda appunto la discussione ci sarebbe da parlare, da affrontare molti aspetti. Io credo che questa discussione ci permetterà di capire effettivamente anche quanto controllo abbiamo qui, se riusciamo a uscire, se riusciamo a ripubblicizzare. Noi l'abbiamo uno dei fattori che abbiamo sempre contestato, la mancanza di controllo dei cittadini sulla gestione delle nostre risorse. E appunto un altro punto, quello degli investimenti, dei dividendi, noi ci assolutamente disapproviamo l'utilizzo di una multimilioni a scopi di bancomat o di cassa per fare investimenti sul territorio. Si è parlato tanto di servizi sociali, è vero, che il comune ha tante voci di spesa e soprattutto tanti servizi pubblici da mantenere. Non possono essere mantenuti con l'acqua. L'acqua è un bene comune, per questo l'acqua non è una fonte di profitto. E penso che sia un punto di partenza, so che è difficile, noi stessi siamo i primi a dirlo, parlare solo dell'acqua, non di tutti i servizi pubblici. Non vi stiamo chiedendo di ripubblicizzare interamente IRE, non è questa la sede, non è questo il momento, però è chiaro che vi stiamo chiedendo di ricominciare a pensare qual è il modello di gestione di questi servizi pubblici. E l'acqua, lo diciamo tanti, è un paradigma proprio per questo, per capire quali possono essere le forme di gestione migliori. Si è parlato molto della storia di Ave, io mi permetto in conclusione di ricordarvi che il primo acquedotto venne regalato alla città da Ulderico Lepi, questo nobile di Reggio Emilia, e la gestione fu affidata a un'impresa privata, un'impresa privata francese, che dopo pochi anni venne
non alzava le tariffe e quindi sarebbe bello ritornare alle nostre origini con una seconda repubblicizzazione, e questo credo vi farebbe molto onore, però appunto una seconda repubblicizzazione in cui non sia solo fondamentale il ruolo del Consiglio Comunale, il ruolo del Sindaco, del Municipio, quindi una municipalizzata, ma sia fondamentale veramente il ruolo dei lavoratori, ma soprattutto dei cittadini. Grazie.